Ecco, questo è Vladimir Propp. Vladimir Propp nasce in Russia, a Pietroburgo, nel 1895. Dopo gli studi universitari condotti sotto la guida di insegnanti che aprirono la strada alla scuola formalista, divenne a sua volta docente, prima di lingua e letteratura russa, poi di lingua tedesca all'Università di Leningrado. In quello stesso ateneo, alcuni anni dopo, gli viene affidata la cattedra di folklore, materia che Propp tratta con rigore scientifico. In proposito scrive numerosi articoli e 4 libri: L'epos eroico russo, Le feste agrarie russe, Radici storiche dei racconti di fate e Morfologia della fiaba, che suscita un enorme interesse per le risultanti radicalmente innovatrici. In sintesi, uno studio delle relazioni reciproche finalizzato all'identificazione, attraverso elementi costanti e variabili, delle regole uniformi con cui risultano costruite le favole di magia. La dottoressa Tatiana Pudova, docente all'Università di Pavia. La dottoressa Pudova è stata allieva di Vladimir Propp. Dottoressa, ci vuole parlare di Propp, visto da un'allieva? Vladimir Yakovlevich Propp è stato un professore all'Università di Leningrado quasi 40 anni. Chiaro, per noi studenti giovani non rendevamo conto che era un grande scienziato, perché il modo di condurre le lezioni, il modo di comportarsi con noi giovani studenti era talmente semplice, talmente, diciamo questa parola, umano, che noi abbiamo reso conto che abbiamo avuto contatti, abbiamo avuto questa grande fortuna conoscere grande scienziato dopo tanti, tanti anni. Prima di tutto dovrei dire che Vladimir Yakovlevich, così a prima vista, appariva un po' può darsi severo, un po' può darsi distaccato addirittura da noi, però bastava che cominciasse lezione e lui si trasformava. In che senso? Parlava con la voce molto calma, chiara, usava le frasi semplici, praticamente non usava quasi mai le proposizioni molto complicate, proposizioni composte, ma in qualsiasi la sua frase c'era tanto senso, c'era tante nuove idee, c'era tanto da imparare. E io vorrei dire che questo è anche per noi, io poi diventata insegnante anch'io, è stato sempre come un esempio, come bisogna veramente avere questo contatto con studenti, come bisogna insegnare, come bisogna avere un enorme tatto con gli studenti che fanno i primi passi nella scienza. Cosa ci può dire sugli studi di Propp sulla morfologia della fiaba? Morfologia della fiaba ha valore enorme per tutti i filologi del XX secolo, addirittura non penso che non esagero in questo senso, perché prima di tutto ha creato un metodo nuovo dell'analizzare materiale enorme folcloristico, che lui ha chiamato metodo strutturale, che noi sappiamo benissimo il giorno d'oggi è proprio applicato non soltanto nella scienza del folklore. Bisogna addirittura dire di più, che questo suo metodo di modellare, strutturare materiale, per esempio si usano adesso per modellare i testi nel computer, usano strutture, analisi strutturale, metodo che ha fatto Vladimir Yakovlevich. E questo penso che è una cosa interessantissima. Dottoressa, secondo lei qual è l'intuizione più geniale di Propp? Intuizione geniale di Propp proprio in questo penso, perché prima di lui c'erano tantissimi scienziati che cercavano, sforzavano, volevano assolutamente classificare l'enorme materiale folcloristico, perché per esempio basta parlare della fiaba. Scienziati che volevano classificare per esempio la fiaba secondo soggetto, che soggetto, per esempio anche la fiaba europea, soltanto secondo soggetti, secondo, non lo so, del eroe principale, e sempre non arrivavano fino a questo punto creare proprio morfologia significa questo, lo studio delle forme della fiaba stessa, che piano piano queste forme, diciamo, della fiaba, che
studiando, analizzando, portano una struttura molto semplice della fiaba, portano alla struttura ridotta, in che senso? Che il prop trovato 31, funzioni dei più importanti dei personaggi della fiaba, o possiamo chiamare comportamenti di questi personaggi. Il numero dei principali personaggi ha ridotto addirittura numero 7. La sfera d'azione dei personaggi, appunto. Che cos'è? Allora, diciamo intanto che cos'è una funzione. Una funzione è allora un'azione, quale che essa sia, è compiuta da chi che sia, che naturalmente però nella fiaba deve essere un qualcuno differenziato dagli altri come suo ruolo nella fiaba generale, cioè o è l'eroe, o è l'antagonista, o è il re, o è la principessa, che come si capisce qui non diventano una persona, diventano piuttosto un personaggio o un ruolo, e dunque una qualche azione che nello svolgimento della narrazione ha un suo ruolo, ha una sua funzione. Avvedendosi che azioni identiche possono avere funzioni diverse e che azioni diverse possono avere funzioni identiche. Non so se l'ho detto giusta nell'antagonista, che ogni tanto mi ci impiccio in questa alternativa, ma è questa la chiave. E questa è la chiave. Allora non studierò più gli intrecci in quanto tali, e ne dovrò studiare i 1900, 2000, quanti sono quelli della classificazione dei tipi. Non studierò più le singole azioni, ma studierò le funzioni che le azioni compiute da qualcuno assolvono in un andamento narrativo. Ed ecco che allora la sua notissima conclusione, che le funzioni nelle fiabe dette di magia, quelle che noi diciamo fiabe comuni, Cenerentola e le altre analoghe, sono di numero limitato, anzi addirittura sono 31, e che si collocano nella narrazione non in un ordine casuale, ma secondo una successione logica che va da supporto alla narrazione. Cioè la narrazione delle fiabe di magia, poi il problema è stato visto anche su altri terreni e la questione è stata anche generalizzata, ma per Prop era per le fiabe di magia, è che esiste ad un certo momento una successione di eventi che sono tra loro logicamente correlati. Non si può liberare una principessa che non sia stata rapita. E dunque non può avvenire un rapimento dopo la liberazione. Se avvenisse sarebbe un rirapimento, cioè sarebbe un secondo rapimento che esigerebbe una seconda liberazione. Dunque un'azione di, proprio la chiama, danneggiamento o danno, precederà la rimozione del danneggiamento. Non importa poi, e questa è l'operazione, come dicevo, di astrazione che Prop fa, e a mio avviso anche, lo ripeto se la parola non piace, collocarsi a giusti livelli di astrazione ci avvicina alla realtà, che poi chiamiamo concreta, effettiva delle cose. L'operazione di astrazione che Prop fa è proprio questa. Chiamerà le sue funzioni, che sono 31 in numero limitato e in ordine, secondo Prop, costante, salvo alcune che possono, Prop dice, essere tra loro scambiate, vengono chiamate con dei nomi che sono nomi convenzionali da prendersi tra virgolette. Per esempio la funzione terminale sono le nozze, ma nozze non vuol dire che ci sia un matrimonio, significa semplicemente che c'è una conclusione di un felicitante, gratificante, che in genere porta la situazione ad un livello superiore a quello in cui si trovava nello stato iniziale. Ed allora ecco che cosa c'è. C'è uno stato iniziale che è uno stato, immaginiamo, di quiete. Se non avvenisse nulla, non ci sarebbe storia. In questa situazione di quiete emerge qualche cosa che modifica la quiete. Questa è quella che Prop, nei simboli che sono stati adottati nella prima traduzione italiana, ed io suggerisco a tutti di avvalersi di questa, perché contiene anche il dibattito con Levi-Strauss,
è indicata con una X. Che cos'è il danneggiamento? Ma che cos'è il danneggiamento? Il danneggiamento è la principessa rapita dal drago. O il re diventa cieco. Come è chiaro, sono azioni concretamente molto diverse, ma la funzione che svolgono è quella di turbare una situazione che era inizialmente di quiete. Non appena avviene, e badi, il turbamento della situazione di quiete non è necessario poi che sia un danneggiamento o danno provocato da qualche altro. La mala sorte dovrebbe essere perché è diventato cieco, oppure il drago che è nemico diventa l'antagonista, ma anche la mala sorte è l'antagonista. Può essere anche il principe che decise di andare per il mondo in cerca della felicità. E Prop la chiama allora con la X piccola, è una mancanza. Anche questo è uno. Quel principe poteva starsene tranquillamente a casa sua se non fosse insorto il senso che gli mancava qualcosa. Ecco che è rotta la quiete iniziale e inizia allora lo svolgimento. Tutta la operazione, chiamiamola così, che la fiaba compie è di ristabilire la quiete iniziale ad un livello più alto. Sono appunto le nozze che lo concluderanno. Ed ecco che allora Prop dice: fate attenzione, non si può classificare un'azione come funzione A, B o C se non nel contesto effettivo della fiaba. Esempio: il principe che salta a cavallo da terra fino in cima alla torre può compiere questa operazione concreta come prova per ottenere la mano della principessa. Ed allora sarà una prova. Può darsi viceversa che l'eroe abbia già liberato la principessa, l'abbia ricondotta al regno, dal re sia stato genero e per la gioia con il cavallo salta fino in cima alla torre. In questo caso la stessa azione non ha più una funzione e non è una funzione narrativa, perché non serve a mandare avanti il racconto, è puramente esornativa. Le 31 funzioni sono viceversa quelle senza le quali, secondo il concetto di Prop, la fiaba di magia non si può sviluppare. Se non c'è il danno non ci può essere rimozione, non ci può essere rimozione del danno, non ci può essere la vittoria se non c'è stata la lotta, e la lotta non ci se non ci fosse l'antagonismo, e cioè se non ci fosse da una parte l'eroe che cerca e l'antagonista, che è quello che ha provocato il danno e che magari cambiando veste, perché può comparire in tante vesti diverse, pur essendo sempre l'antagonista. Vogliamo chiedere al professor Garroni se Prop ha veramente raggiunto gli intenti che si era posti. Ma dunque, gli intenti di Prop erano, come dire, nello stesso tempo ambiziosi, perché si trattava di un lavoro in gran parte del tutto nuovo, ma anche modesti, come dire, probi, da ricercatore empirico. Prop non si occupa del racconto in generale, si occupa soltanto di un certo corpus di fiabe, le cosiddette fiabe di magia, anche se poi Prop dice che le fiabe di magia sono per un certo verso la fiaba vera e propria. Prop si sposta, per così dire, dal livello del contesto globale al livello delle unità più piccole costituenti la fiaba e distingue qui tra costanti e varianti. Il suo scopo è di mettere da parte, per così dire, a livello di descrizione e classificazione, non a livello di giudizio sulla resa artistica della singola fiaba, di mettere l'accento precisamente sulle costanti. Le costanti sarebbero le cosiddette funzioni, cioè queste, come dire, queste unità d'azione minima, ciò che fa un certo personaggio, ma senza riferimento al chi è il personaggio. Le varianti invece sono, per esempio, proprio la specificazione dei personaggi, gli attributi dei personaggi e inoltre la sfera d'azione delle funzioni e così via. E devo dire la verità, usa degli strumenti molto sofisticati che sono contemporanei alla prima linguistica strutturale, ma io non so poi se conoscesse così bene, per esempio, gli scritti di Saussure. Tuttavia non c'è dubbio che il metodo adoperato da Prop è molto prossimo a quello della linguistica strutturale. E del resto è vero anche che Prop deve molto a studi
per un certo verso analoghi, cioè quelli che gravitano nell'area dei cosiddetti formalisti russi, che operano negli anni 20, ancora prima degli anni 20. In particolare, credo che non si possa dimenticare il libro, per esempio, sulla teoria della prosa di Tomaszewski, dove vengono usate delle nozioni che sono sostanzialmente poi le nozioni di proprio, per esempio la nozione di funzione, cui corrisponde in Tomaszewski la nozione di motivo. Ora, questi sono i meriti di Propp, tuttavia se dovessimo arrivare alla conclusione Propp ha raggiunto pienamente il suo scopo, avrei dei dubbi, perché Propp aveva in mente precisamente una descrizione che mettesse capo ad una classificazione di tipo botanico, di tipo zoologico, cita espressamente Linneo a questo proposito. E tuttavia la struttura della fiaba si configura in Propp, ripetendo testualmente le parole di Propp, come struttura monotipica, cioè soltanto le funzioni enumerate da Propp nell'ordine stabilito da Propp, naturalmente sull'esame dei materiali, possono mancare delle funzioni, ma tuttavia l'ordine deve essere rispettato e devono essere soltanto le funzioni previste. E quindi nessuna combinazione di funzioni. Non è che Propp ci dia, per così dire, un insieme di informazioni, un codice nel quale noi possiamo poi lavorare liberamente per classificare secondo il modo di raggrupparsi delle funzioni. In realtà l'unica classificazione che riesce a Propp, lo dice esplicitamente di nuovo, è quella basata sul fatto che una coppia di funzioni può apparire nella stessa fiaba, oppure può apparire soltanto una delle funzioni, oppure l'altra, oppure nessuna. Soltanto su questo caso molto particolare si dà la possibilità di una quadruplice classificazione delle fiabe di magia, che è cosa, dico, abbastanza modesta. Ed è precisamente l'obiezione che è stata fatta Propp recentemente sia da Lévi-Strauss sia da Bremont. Se Propp aveva in mente una descrizione e classificazione, è proprio questa classificazione che non sarebbe riuscita. Tuttavia, forse estendendo Propp, le idee fondamentali di Propp, e al di là della fiaba di magia, e migliorando certi meccanismi, beh, non c'è dubbio che si deve riconoscere che almeno ha avuto un'intuizione molto importante e che da questa intuizione può nascere qualche cosa come una classificazione. Che valore ha uno studio sulla favola? Lo studio sulla fiaba in se stessa, soltanto come la fiaba, ha prima di tutto, chiaro, ha enorme interesse per noi folcloristi che, come abbiamo già parlato prima, ha riuscito a sistemare momentino molto bene tutto il materiale folcloristico. E soprattutto valore enorme del metodo che... grazie, diciamo, allo studio della fiaba, uscito fuori da questo studio. Il metodo che adesso abbiamo detto, si questo metodo strutturale applicato non soltanto nelle folcloristica, appena ho detto che anche nel computer, anche per esempio nello studio di psicologia infantile, basta ricordare... addirittura anche letteratura infantile, basta ricordare Gianni Rodari, che senza dubbio conosceva benissimo il folcloristico della fiaba, e nel suo libro Grammatica della fantasia, lui senza dubbio parla questo discorso, come si crea la fiaba, come si crea la fiaba, dove praticamente applica il metodo della struttura, grazie a quale, come struttura della fiaba, come canovaggio sul quale si può ricamare le fiabe nuove. Il metodo strutturale, diciamo, questo modellare, è arrivato anche sul modellare le cose, non soltanto nel folklore, ma scoprire la struttura nel tantissimi altre materie umanistiche.
Perché può darsi questo anche dovuto al fatto che nelle altre discipline diciamo puramente scientifiche, matematica, fisica, eccetera, loro hanno fatto passi da gigante per avere metodi molto efficaci per analizzare, per fare le ricerche, fare le sintesi, eccetera. Anche noi umanitari, io non dico noi come me, ma soprattutto hanno avuto questa grande voglia di avere questo metodo scientifico molto più esatto per scoprire, per analizzare, per fare certe le ricerche, e metodo strutturale penso che è una dei migliori scoperte in questo campo. Per cercare di chiarire il punto, vorrei collocare rapidamente l'opera di Propp nel momento scientifico nel quale venne alla luce. Siamo nel 1927-1928. Gli studi sulle fiabe non erano cominciati allora. Era già da più di un secolo che aveva visto la luce la raccolta delle fiabe dei fratelli Grimm, e c'era stata una serie di studi storici e filologici, e più in particolare c'era stata una importante operazione classificatoria compiuta da uno studioso finnico, Antti Aarne, che aveva cercato di mettere ordine nella massa di materiali che si erano venuti accumulando. Perché le fiabe hanno questo di caratteristico, di essere sparse su territori geograficamente, etnicamente e linguisticamente anche molto diversi tra loro, e di esistere una stessa fiaba, che so, quella che noi chiamiamo Cenerentola, in tante redazioni, versioni o, come anche si dice tecnicamente, varianti diverse. Per studiare questi materiali di centinaia, migliaia di versioni, di fiabe diverse, appartenenti ai più diversi territori, dal mondo slavo a quello germanico, a quello neolatino o romanzo, la scuola finnica, così viene chiamato questo indirizzo di studi cui Antti Aarne apparteneva, di cui era principale esponente, aveva cominciato a costruire un catalogo classificatorio. E il primo catalogo di fiabe fatto da Antti Aarne, ma poi ampliato nel 1928, appunto, ricordo bene, da Steve Thompson, è l'indice, il catalogo internazionale o indice internazionale delle fiabe per tipi, divise in prima categoria fiabe di animali, secondo gruppo fiabe di magia, sarà proprio di queste che proprio si occuperà, dette anche fiabe comuni. Il primo tentativo di classificazione delle fiabe, e Propp si troverà di fronte ad un problema di classificazione delle fiabe russe che intendeva studiare, non solo classificare, ma aveva bisogno di ordinarle per classificarle. Questa prima operazione classificatoria identificò, diciamo, uno strumento di cui dirò il nome, i tipi. I tipi, che tecnicamente in questo settore significa gli intrecci. Cenerentola e tutte le varianti di Cenerentola nelle diverse lingue, e più o meno simili queste varianti tra loro, costituiscono un tipo. Cappuccetto rosso costituisce un altro tipo. Non so, è come se uno dicesse i Promessi Sposi sono il tipo Promessi Sposi e i Malavoglia sono il tipo Malavoglia, solo che lì non ha senso di parlare di tipo perché sono in redazione unica o al massimo in due stesure. Qui viceversa di Cenerentole raccontate, e ne esistono centinaia, migliaia, forse decine di migliaia. Allora si chiamerà tipo tutto l'insieme dei testi raccolti, allora scritti soltanto, oggi registrati anche su nastro, su videocassette, che hanno un intreccio identico o simile. E quello di cui si accorsero gli studiosi di fiabe allora, che il pollicino è diverso da Cenerentola, eppur tuttavia in pollicino, in Cenerentola, in Biancaneve ricorrono episodi identici. E cominciò allora lo studio e l'ordinamento e la classificazione di queste che venivano considerate le unità minime della narrativa tradizionale, cioè gli episodi o le azioni al di sotto delle quali cessava di essere narrativo. Che so, il bacio miracoloso nel senso fiabistico della parola risveglia la morta o trasforma il rospo in principe.
Ecco, allora questo può capitare in intrecci o tipi diversi. Ed allora lo studio cominciò a essere lo studio dei motivi. E se il volume che raccoglieva tutti i tipi è un volume consistente, ma insomma siamo intorno alle 400 pagine, e quando Thompson si mise a raccogliere, ordinare e classificare i motivi, ne sono venuti fuori 6 volumi. Perché i motivi, se le fiabe sono centinaia di tipi, i motivi diventano migliaia. E nel momento in cui Propp si trova a dover lavorare sui suoi materiali fiabistici, ha questi due strumenti per ordinarli e classificarli. Ed è a questo punto che gli nasce la difficoltà di questo tipo di classificazione. Ho già accennato ad una, e cioè intrecci identici o fortemente simili, che però per la diversità dei protagonisti vengono collocati in categorie diverse. L'altra era quella dei motivi. L'analisi è già più fine, no? La griglia è più sottile, quella dei motivi. Va a cercare le unità minime e irriducibili, se vuole gli atomi, ecco, nel senso etimologico del termine, non ulteriormente divisibili. E questi naturalmente sono un po' più persuasivi come criterio classificatorio, però c'è la obiezione che muove Propp, dice: ma dove ci fermeremo a considerare motivo un motivo? L'eroe che a cavallo è capace di saltare da terra in cima alla torre è un motivo. L'eroe a cavallo che salta, perché non è un motivo? E se uno continua, l'eroe a cavallo o addirittura l'eroe. Tant'è vero che la matrigna, per esempio, è un motivo, ma la casa non è un motivo. Cioè bisogna aggiungerci qualche cosa. Diceva proprio: non sappiamo dove fermarci per stabilire che sono i motivi. Va a finire che ogni parola diventa un motivo. I motivi sono azioni, sono persone, che possono essere il principe o il villano, che compiono determinate azioni. Proprio si accorge che, indipendentemente dalle persone, può essere un principe o può essere un contadino, e indipendentemente dall'azione che si compie, uno stesso tratto, proprio chiamerà poi funzione, allora il terzo termine tecnico, tipi, motivi, funzioni, uno stesso tratto, non una stessa azione, badi, perché una stessa azione significherebbe mangiare in tutti e due i casi, o bere in tutti e due i casi, no, può essere che in un caso è mangiare e in un altro bere, compie nello svolgimento narrativo la stessa funzione, indipendentemente poi dal fatto che a bere o a mangiare sia un principe o viceversa sia un contadino. Quindi questa possiamo dire che è stata la grande intuizione di Propp. Questa è la grande svolta. Io uso di solito questo paragone. È come se qualcuno studiasse appunto gli edifici, e sono i tipi. Qualcuno studia i mattoni, e sono i motivi. Propp cosa studia? Le regole architettoniche. E cioè dire le regole con le quali i mattoni, quali che essi siano, vengono tra loro combinati a fare degli edifici che possono avere anche delle modalità caratteristiche profondamente diverse, ma che essendo stati scritti con la stessa grammatica, cioè con le stesse regole architettoniche, alla fin fine, poi almeno per quello che riguarda le fiabe di magia, Propp sosteneva, e si riducono tutte ad un unico tipo.